Bentornati. Allora, dato l'ottimo successo che hanno avuto i due video che ho fatto sulla direzione d'orchestra, che hanno avuto un sacco di visualizzazioni, quindi un sacco di domande, un sacco di like, quindi sono stato molto contento di come sono andati, proseguo in un certo senso sulla stessa falsariga, aggiungendo il fatto che mi avete richiesto una video reaction sull'ouverture delle nozze di Figaro. Quindi metto insieme le due cose, facciamo video reaction sulle nozze di Figaro e al contempo andiamo un po' nel dettaglio della direzione d'orchestra. Perché quello che vediamo oggi credo possa essere interessante, nel senso che vi farò vedere un'esecuzione in concerto dell'ouverture delle nozze di Figaro, però prima vedremo le prove di quel concerto, quindi vedremo come il direttore ha gestito le prove, cosa ha chiesto, come lo ha chiesto e cosa ha ottenuto. Il direttore in questione è Nicolas Harnoncourt, direttore austriaco, specializzato nel repertorio barocco o primo classico, diciamo così. Poi nel corso della sua carriera ha fatto anche incisioni di sinfonie di Beethoven e di molti altri compositori, anche contemporanei, però diciamo che è stato famoso e importante soprattutto per il lavoro che ha fatto sulla musica barocca e appunto sulla musica del primo Settecento. È stato un direttore e musicologo specializzato in particolare nell'esecuzione con strumenti antichi, con strumenti, come si dice, d'epoca. In questo video, invece, che riguarda il Festival di Salisburgo del 1995, anche se non utilizza degli strumenti dell'epoca, vedremo comunque qual è il suo approccio a questo pezzo. Cominciamo con l'attacco. Abbiamo visto nel primo video come si dà un attacco per far cominciare l'orchestra insieme? Mediamente vi avevo detto che si dà l'ultimo movimento del tempo che si vuole ottenere. In questo caso, però, essendo un tempo veloce, farlo con un solo movimento potrebbe essere rischioso e quindi il direttore dà fuori il 3, il 4 e poi si attacca. Vediamo. 3, qua. Ferma subito perché lo vuole più piano. E farà ancora 3, 4 e si attacca. Via. Allora, la prima cosa che possiamo vedere di questo attacco, o meglio del tempo, è che è un tempo abbastanza lento. Consideriamo che oggi, sì, questo è un video ormai di qualche anno fa, del 95, e comunque Harnoncourt, o meglio, venendo da un tipo di tradizione riferita appunto alla musica antica, aveva dei tempi mediamente più lenti, più lenti. Sentite quindi a che tempo lo fa lui? Ecco, vi faccio vedere, tanto per darvi un paragone, non che sia particolarmente rilevante, ma solo per darvi invece un raffronto di come faccio io questo pezzo. Io diciamo che mi prendo qualche rischio in più, quindi invece che dare i due movimenti, il 3 e il 4, do solo il 4, che è un po' più rischioso, ma si può fare. Come sentite, il tempo è decisamente più camminato, eccetera. Non ho nessuna intenzione di farvi vedere la mia esecuzione, perché non è di questo che si parla in questo video. Però avete sentito che il tempo è decisamente più camminato e alcuni direttori fanno un tempo ancora più mosso. Ritorniamo ad Harnoncourt e sentiamo come va il resto della prova. Mi ferma, dice no. We kill the first violins if they play it, so we must not kill them. When they're not played, then we have to kill them. Allora, che cosa sta chiedendo qui? Qui sta facendo, farà una prova a sezioni, cioè farà suonare solo i primi violini. Si fanno spesso prove a sezioni, cioè quando in particolare una sezione ha un passaggio particolarmente difficile, si fa suonare, e magari invece che magari è difficile solo per i primi violini, ad esempio, ma per gli altri ordinaria amministrazione, è inutile far suonare tutti, si fa suonare solo gli strumenti che hanno il passaggio difficile, questo per non stancare inutilmente gli altri. Qui invece la ragione per cui lui fa suonare da solo i primi violini è diversa, cioè lui vuol far sentire all'orchestra che cosa suonano i primi violini e il concetto che sta dicendo è non copriteli, quindi sentiamo bene questo passaggio che fanno i primi violini e non copriamolo, quindi non suoniamo troppo forte. Just from there. Quindi sono solo i primi violini. Excuse me.
The important notes are the titatam, not titatam, titatam. Spiegando bene come vuole il fraseggio. The version of the fast version, just slow. Play a new version which is more clear. Not fast and that. E devo dire che tutto sommato io ho diretto Le nozze di Figaro molte volte e l'ouverture in concerto come singolo pezzo, come brano staccato, un milione di volte, e devo dire che questo passaggio che lui fa evidenziare in questa maniera è molto più interessante come lo fa lui. Quindi fa sentire molto bene al pubblico e ovviamente anche agli altri orchestrali, che quindi non devono suonare troppo forte, questa frase dei primi violini. Qui c'è segue un'intervista ad Arnon Kurt dove lui spiega la necessità, nel suo modo di intendere la musica, delle articolazioni, e dice che Mozart era molto dettagliato nelle indicazioni dei tempi, ma non altrettanto nelle indicazioni delle articolazioni. Ma lui dice perché c'erano delle convenzioni per cui i musicisti sapevano già, anche se non era scritto tutto nel dettaglio, come suonare quel tipo di passaggio. Invece poi dice, col passare del tempo queste consuetudini si sono perse, i compositori hanno iniziato a essere più precisi a scrivere le articolazioni nelle loro partiture, e quindi Arnon Kurt dice, quando poi si suona ancora il vecchio Mozart, lo suoniamo non come veniva suonato i tempi, ma come lo faremo oggi. Proseguiamo. Non troppo veloce. This must be very clear. Spiega bene nel dettaglio come vuole sentire determinati passaggi. Little dumplings. Attenzione, non corriamo troppo. Qua. No, excuse me. What I hear is bill-diddle-dim, beginning and ending. What I want to hear is goes on already, it's played already in Underworld. Ok, questo è un concetto, qui ci siamo fermati su uno sguardo un po' un po' da pazzo di Arnon Kurt. Questo è un concetto in realtà che si usa spesso. Cioè, lui cosa sta dicendo? Che in tanti pezzi, in particolare di Mozart, e in particolare in certi brani, come per esempio la 40ª sinfonia, il sol minore, il concetto è: non pensate a un qualcosa che inizia adesso, pensate a un qualcosa che c'è già e che a un certo punto noi sentiamo. Immaginate, vi faccio un paragone che spero possa essere capibile. Immaginate la sirena di un'ambulanza che si arriva in lontananza, lontano lontano noi non la sentiamo, a un certo punto percepiremo che c'è un qualcosa in lontananza che sta arrivando, finché a un certo punto poi la sentiremo forte. Ecco, il concetto che lui sta dicendo è esattamente questo. Lui dice, sì, noi stiamo iniziando qui la musica, però immaginate che questa musica ci sia già. E qui vedete, se avete voglia, tornate indietro con il video, che io per esempio faccio una cosa molto diversa. Io faccio con degli accenti molto precisi. Lui invece lo fa molto più morbido e molto più fluido. Più avanti lo spiega meglio. Andiamo avanti. Don't play too fast. Play non troppo veloce. It's already played. Qualcosa che c'è già, è già stato suonato. Cioè, vedete, vuole all'interno di questa frase iniziale non degli accenti molto netti, come per esempio li faccio io, ma vuole una cosa molto più fluida, molto più morbida, e di questa cosa ce ne accorgeremo ancora di più quando vedremo poi il video del concerto. Allora, qui devo dire che il forte entra, come ci fermiamo, sempre un'espressione da pazzo. Devo dire che poi, facendolo così molto piano, come il folio, che peraltro è scritto così, quando poi entra il tutti sul forte, si sente bello chiaro, eh? Forte. Sentite, ecco, sentite che la frase che lui ha fatto suonare ai primi violini, e che nella prima lettura era abbastanza buttata lì e si sentiva poco, ora si sente in maniera molto più definita, molto più netta, ed è anche bello. Thank you.
No. Excuse me, these are really forte pianos. They are not. We are very hard for her. Pam 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 pam. Ci sta dicendo praticamente che il forte che fanno loro è troppo secco e non c'è il fortepiano che in realtà è scritto. Don't haste. Non correte. It should not run. It should not be just this hoodle thing. È smooth forte, not aggressive forte. Ecco, questa è una cosa interessante. Forte, abbiamo detto tante volte, no? Forte, ma cosa vuol dire forte? Lui dice sì, forte, ma un forte dolce, non un forte aggressivo. Quindi un forte molto appoggiato, ma non un forte secco, ma un forte morbido. And via. Thank you. A lot of the violin players are running. It must be dum bada 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 ba. You start too late. You start bang bada 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 bada. Sta dicendo che in questa frase tam pira bada 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 bam. Lui dice la seconda parte dopo il colpo che date pam pira bada bada bada. Questa roba qui è troppo corsa, è troppo buttata via. Invece lui la vuole ben a tempo e ben articolata. Infatti adesso gliela canta come la vuole. Just first and second violin. Solo primi e secondi. Ecco, in questo caso invece è una prova a sezioni fatta solo con lo scopo di far capire, non in questo caso non a tutta l'orchestra, ma solo a quelli che la suonano, cioè i primi e i secondi violini, come suonare bene insieme questo passaggio. And. Sentite che sono solo i violini, non tutti. Yeah. I would say start not so aggressive the run down. Say dang daga 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 no dang daga 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 daga. Dici non troppo aggressivo. Extremely nervous. È troppo the nervoso. A crazy day, fall journée is not the Mozart piece. It's just a Beaumarchais plot, but not this. Let's try. Diga daga 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 daga. One and. Ancora non sono ben insieme. Non attaccate troppo tardi. Sta spiegando su quali note, come dire, appoggiarsi e a quali note dare importanza. Don't think of the work you have afterwards. You will good make it good. One and so everybody please from the second entrance of the wind. Dall'entrata dei legni. Spiccatissimo low strings. Ecco, chiede ai violoncelli contrabbassi di suonare spiccatissimo. Un dettaglio che il mondo non avrebbe mai voluto vedere, cioè che Arnon Kurt andava alle prove coi sandali, ecco, vabbè, insomma, era pur sempre austriaco. Thank you.
che li lascia suonare, vuol dire che gli va bene come lo stanno facendo, altrimenti andrebbe interrotti. Loud. Sentite la stessa fase di prima, molto ben chiarita. Questi interventi dei legni ovviamente di vole morbidi, evidentemente si vede la distonità. Ecco, devo dire una cosa. La prima volta che l'ho ascoltata qualche giorno fa, questa esecuzione l'ho trovata veramente molto lenta per i miei gusti. Ciò nonostante, bisogna veramente ammettere che vengono fuori una serie di dettagli e una serie di articolazioni che in un'esecuzione più veloce probabilmente vengono persi. Andiamo avanti. Benissimo. Tanto crescendo lungo, che arriva qua. Questo è il punto finale. Qui prosegue l'intervista. Ora andiamo a sentire invece il concerto che ha fatto. Eccola qua. E vi faccio notare subito una cosa di come dall'attacco in maniera diversa da come ha fatto in prova. Cioè in prova l'attacco che dava era molto preciso, era 3 qua, biribiribi. Qui invece guardate, dà un attacco molto più morbido e vi dicono una cosa, anche molto meno preciso. Quindi, guardate che bello questo sguardo comunque della violinista. Cosa possiamo desumere da questo sguardo? Possiamo desumere che le prove sono andate bene. Perché guardate che le facce, la cosa più interessante che sarebbe da guardare nei video dei concerti sono le facce che fanno i musicisti, non tanto le facce che fanno i direttori più o meno istrionici e più o meno estrosi. È molto più utile vedere le facce che fanno i musicisti, e questo sguardo vi assicura che o lei è completamente innamorata del direttore oppure è contenta del concerto che stanno per cominciare, vuol dire che le prove sono state fatte bene. Sentiamo, vi ricordate l'attacco come lo dà morbido e anche meno chiaro? Lo scopo è appunto di fare quello che lui ha detto in prova, non cominciate pam qua, ma un qualcosa che arriva e se ascoltate ottiene esattamente questo effetto. Guardate che dall'attacco non chiarissimo, volutamente. Via. 3, qua. Morbidissimo. Sentite?
Ecco, ottiene esattamente quello che avrei richiesto in prova. Cioè, molti, come dire, piani dinamici che si intersecano. Forte! Tanto forte! Molto bene! Torniamo nel pianissimo. Ancora forte. Forte, bello, forte, con i timpani in evidenza. Ecco. Ma mi faccio notare un'altra cosa. Questa qua è la tecnica di disposizione. Allora, normalmente qui ci sono i primi violini. Ok, normalmente in un concerto abbiamo qui i primi violini, qui i secondi violini, qui le viole e qui i violoncelli, qui i contrabbassi. In alcune esposizioni, spesso in Germania, o comunque spesso invece nella rappresentazione di un'opera, quindi non in concerto ma nell'opera, i secondi violini vengono messi qui, opposti ai primi violini e non qui dove sarebbero normalmente. Praticamente i violoncelli, diciamo così, si cambiano di posto con i secondi violini. Morbidissimo. Ecco, anche questo passaggio dei primi violini spesso viene un po' buttato lì, invece lui lo evidenzia molto bene, in maniera molto chiara e molto, molto pulita. Ed da qui parte un grande crescendo. Parte già lo forte. Corni. È un allegro ma sempre molto controllato. Ah, lui dirige senza bacchetta, l'abbiamo. Non l'ho detto prima, ma insomma, credo che sia abbastanza evidente. Sentite questo piccolo crescendo che ha chiesto. Morbido. Ecco, guardate, qui il violoncellista che lo guarda quando sta suonando, per essere sicuro di essere al punto giusto, lo guarda e suona, lo guarda e suona, lo guarda e suona. Forte qua, bello, chiaro. Sentite quel passaggio che aveva fatto suonare dei primi perché tutti lo sentissero, che adesso effettivamente è molto ben definito. E tutti suonano non troppo forte da permettere di sentirlo, ovviamente. Ecco la stessa fase di prima che fa fare con precisione i primi violini in maniera che si senta molto nettamente. Ecco ancora qua. Ecco, proprio lo richiede, vedete? Parte il crescendo. Ancora sottolineata la parte di corni come aveva fatto in prova. Fagotto. Parte il crescendo finale, pianissimo, vedete, marcato. Fagotti che escono, lungo crescendo, lungo, lungo, lungo.
Ecco, normalmente qui ci sarebbe l'applauso perché l'ouverture è finita, ma essendo, essendo un'esecuzione di tutta l'opera, lui decide di non fermarsi, e di proseguire immediatamente col primo brano dell'opera. Che dire quindi in conclusione? Io non sono mai stato un grandissimo fan di Arnon Kur perché mediamente, probabilmente per mia scarsa consuetudine con le pratiche della filologia, io tendo sempre a fare le cose più come si fanno oggi che presumere come si facevano un tempo, anche se dietro queste presunzioni c'è comunque uno studio, evidentemente, insomma, perché non abbiamo registrazioni di come la faceva Mozart ai suoi tempi, quindi, però insomma ci sono tanti dati storici, appunto, di musicologia che non per niente, insomma, fanno discutere i musicologi da tanti anni e per tanti anni ancora, che ci danno delle indicazioni di come certe cose venivano suonate, per cui io mediamente non ho questo approccio filologico, però devo dire che veramente questa esecuzione di Arnon Kurt mi è piaciuta, e quindi complimenti, bravo. Bene, spero che la video reaction vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata interessante. Se è stato così, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un like e aggiungete nei commenti se vi sono altri direttori o altri brani di cui vorreste vedere una video reaction. Nei limiti del possibile cercherò di accontentarvi. Alla prossima!